La Fondazione Attilio e Elena Giuliani Ollus continua la programmazione delle attività del progetto Villa Rendano con il Laboratorio per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi antichi e moderni calabresi. In questo ambito è stato posto l'accento sul futuro delle aree protette e sul loro ruolo. A discuterne sono stati Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, i presidenti dei parchi del Pollino e dell'Aspromonte e il commissario del Parco della Sila. Un parco è una risorsa da proteggere, ma deve anche portare ricchezza al territorio. Occorre meglio definire i ruoli del parco stesso attraverso il piano di sviluppo di cui ciascun parco è dotato. Un piano di sviluppo che deve essere, appunto, ripeto, mirato essenzialmente alla conservazione e alla difesa, ma deve mettere in essere tutta una serie di iniziative nel campo agroalimentare, nel campo della formazione, nel campo della difesa del suolo, per far sì che si contribuisca in concorso con gli altri strumenti e con gli altri soggetti istituzionali a dare una mano alla Calabria. L'idea dei parchi come riserve naturali era già superata dalla 394, ma oggi le organizzazioni internazionali dei parchi, l'UNESCO, ma soprattutto i territori, hanno mandato un altro messaggio. Il territorio dell'Appennino e dei parchi è tale perché c'è una storia secolare di attività, di trasformazione, di lavoro, di produzione, che è quello che li ha anche plasmati, disegnati, ne ha disegnato l'agrobiodiversità, i valori culturali e anche le potenzialità del futuro. C'è bisogno però di imprese e di innovazione. Mi pare che il caso del Pollino sia un caso esemplare da questo punto di vista, perché è una delle più grandi aree protette d'Europa, che inevitabilmente deve fare i conti, da un lato con un'esigenza di preservare strati di biodiversità straordinari che sono presenti in quasi 200.000 ettari di territorio tutelato. Dall'altra parte bisogna dare risposte concrete a 170.000 abitanti che lo abitano e soprattutto provare a coniugare queste esigenze di conservazione con la possibilità che i parchi possano essere vissuti anche come un momento di crescita economica, ed è lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni e che ha dato ampi risultati. Prima l'equazione era che ciò che era economico doveva necessariamente essere antiecologico. Adesso mi pare che questa equazione sia stata invertita, scardinata, e questo pone al centro dell'attenzione della questione e dei termini dello sviluppo soprattutto le aree protette. Noi puntiamo moltissimo sul turismo sostenibile perché è la principale risorsa oggi della Sila e quindi stiamo lavorando per questo. Abbiamo realizzato una ricchissima rete di sentieri insieme con il CAI, che ha una sua app, e fra l'altro ne ha parlato il Corriere della Sera proprio la scorsa settimana. Insomma, stiamo cercando di attrezzare il territorio. Chiaramente moltissimo stanno facendo gli operatori turistici locali, un po' anche stimolati da noi, perché la Sila diventi sempre più bella, sempre più accogliente e anche sempre più conosciuta, che è la cosa più difficile.